Padre Albano, sono passati ormai 3 anni dall'ultima sua visita qua in Italia. Qual è la sensazione di un missionario che comunque consulta internet tutti i giorni nel sapere della crisi italiana e venire qua in Italia a chiedere aiuti? Ma ci si trova sempre un po' spaesati, in quanto pur riconoscendo o avendo sentito dire di questa crisi, si trova un'enorme differenza dal paese che abbiamo lasciato e la miseria che vediamo ogni giorno, però rimaniamo un po' storditi e non dico increduli, ma un po' incerti di questa realtà. Mi racconti un po' il fatto che mi diceva prima di quella famiglia che non ha mangiato alla sera, che comunque ha mangiato che cosa? Mi ha fatto tanta pena, perché a mangiare ha scaldato solo un po' d'acqua. Allora ho detto non ridurti così, vai dai padri, mi fai telefonare, che ti diano un po' di soldi, ma non restare così, perché poi vi ammalate ancora e peggioriamo la situazione. Ecco. Ecco, forse noi siamo abituati comunque a un benessere che probabilmente non ci sarà più o comunque sarà sempre meno, però laggiù siamo proprio alla fine. Beh, a causa della questa situazione politica che ha causato questa crisi economica spaventosa, non si sa più come tirare avanti. E proprio una settimana fa un tentato colpo di Stato per evitare un incontro tra i due presidenti. La comunità internazionale chiedeva che i due presidenti si incontrassero, poi avevo sentito dire che avevano rimandato perché aspettavano la conferenza dei presidenti dell'Africa con il nuovo presidente di questa associazione, per cui c'era questi contrasti, chi vuole, chi non vuole questo incontro. Vogliamo augurare il proseguo di buone vacanze a tutti i liguri piemontesi e chi ci ascolta in malgascio. Grazie di tutto cuore, mi sono un poco, ve la vedo in Italia.